Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati su Focus 3.0. Buonasera, buonasera. Spero di trovarvi già numerosi. Io sono Max Giunta. È il mio primo, diciamo così, appuntamento qui su Focus. Qualcuno di voi già mi conosce, qualcuno spero avrà il piacere, la voglia di conoscermi nel corso di questi incontri. E grazie ad Anna, chiaramente Tamburini, Enrico Ballantin per l'invito qui su questa pagina così importante. E diamo il vita ad una nuova rubrica. Ciao Anna, vedo i tuoi commenti, adesso li vedo qua sulla sinistra. Buonasera a tutti quelli che si stanno collegando. E diamo vita a questa nuova rubrica che si chiama in maniera molto simpatica, se vogliamo, Cose dell'altro mondo. È chiaramente un titolo, se vogliamo, anche leggero, un titolo divertente, un titolo dal sapore un po' pop. E che ci aiuta proprio ad affrontare, al contrario, una tematica molto particolare, molto intensa, molto impegnativa, che è quella della medianità. E quando si parla di medianità non si può non parlare ovviamente anche di spiritualità, di cammino, dentro di noi, di cammino di consapevolezza, di cammino di presenza. E quindi quello che faremo è un percorso assieme che nasce oggi con il nostro primo incontro. Oggi il titolo che ho voluto dare a questa prima live, a prima diretta, è Siamo Energia. Quindi sarà un cammino, come dire, dentro il quale ci tireremo per mano e fino ad acquisire, e questo è un po' il mio desiderio nel cuore, tutti un po' la consapevolezza che siamo esseri molto potenti, esseri spirituali molto potenti, con la capacità di fare grandi cose. E la medianità non è solo un dono per pochi riservati, per una ristretta elite, ma al contrario è una facoltà che riguarda tutti gli esseri viventi. E di conseguenza è proprio mio desiderio quello di poter arrivare nel cuore e nelle menti delle persone che ci seguono, affinché questa consapevolezza possa diventare appunto qualcosa di concreto. Allora partiamo con oggi, con questa rubrica, la prima appunto, la prima appuntamento di Cose dall'altro mondo, con questo argomento che, come vi dicevo poc'anzi, ho voluto intitolare proprio Siamo Energia. C'è una bellissima frase di Pierre Teilhard de Chardin, che tutti probabilmente conoscerete, che è questo scrittore, filosofo francese, famoso soprattutto per il libro Il fenomeno umano, ed è una frase che circola molto spesso negli ambienti che riguardano appunto la medianità, la spiritualità. Dice: noi non siamo esseri umani che vivono un'esperienza spirituale, ma siamo esseri spirituali che vivono un'esperienza umana. Io vorrei un po' partire da questo. Con il nostro viaggio in questa rubrica Cose dell'altro mondo. Perché in questa semplice frase in realtà viene proprio espressa una grande, grande, grande verità, che è appunto quella che non siamo, come banalmente possiamo definirci, un ammasso di organi, di ossa che cammina, ma siamo qualcosa di molto più complesso, qualcosa di molto più affascinante, qualcosa che già dalla notte dei tempi i nostri avi avevano intravisto, che poi per tutta una serie, come dire, di svolgersi dell'umanità, in realtà, insomma, buona parte di queste informazioni, di queste consapevolezze è andata perduta. E quindi quello che faremo oggi parleremo di questo nella prima parte, e poi, come sempre, per chi mi conosce anche durante le dirette sa che è una cosa che capita abbastanza sovente, lasceremo spazio in un secondo momento alle vostre domande, e di conseguenza poi, se il mondo dello spirito vorrà venirci a trovare, vedremo anche se qualcuno dall'oltre, magari qualche nostro caro trapassato, piuttosto che magari qualche entità più elevata, vediamo, le porte dello spirito sono sempre aperte, quindi io sono pronto ad accoglierli.
vedremo appunto se sul finire della puntata della diretta qualcuno dall'oltre viene appunto a raccontarci qualcosa o a voler, come dire, esprimere il desiderio di parlare con qualcuno di voi in collegamento. Avremo modo di conoscerci, per cui per me è anche, come dire, una grande emozione debuttare su questa pagina così importante, ma sono anche, come dire, fortemente motivato, fortemente spinto dalla presenza dell'oltre che sento già qua manifestarsi, quindi, come dire, questo sostegno è qualcosa che accompagna me e tutti noi ed è qualcosa che rincuora e, come dire, scalda moltissimo. Allora, siamo energia. Questo è il titolo dell'argomento di oggi. Benvenuti a tutti e direi proprio di iniziare. E, diciamo che camminiamo per il mondo e mi sovviene una canzone di Battiato che dice milioni e milioni di ombre che camminano e sollevano polvere per strada. Camminiamo nel mondo molto spesso neanche troppo, come dire, consapevoli di ciò che siamo realmente. Da questa parte del mondo, parlo del mondo occidentale, quello che capita è che per vari motivi culturali, politici, ma anche storici, veniamo molto spesso identificati con tutto quello che, come dire, in qualche modo i nostri sensi fisici ci permettono di vedere. Dai vostri ricordi scolastici, indubbiamente, saprete che, i sensi fisici sono cinque: il tatto, il gusto, l'olfatto, la vista e l'udito. E ci viene spiegato fin dai primissimi anni di età che attraverso questi sensi fisici noi possiamo, come dire, vivere la nostra avventura su questo pianeta, su questa dimensione. E quindi attraverso i nostri sensi fisici come la vista possiamo osservare il mondo. Provate a immaginare, ed è un'esperienza che andrebbe fatta negli istituti dei ciechi o meno, come può essere il camminare nel mondo, l'avanzare nella dimensione terrena senza la possibilità di guardare. E così provate a sperimentare la stessa assenza di qualità nel mondo, per esempio, dei suoni. Provate a pensare in un mondo dove non possiamo sentire suoni, rumori, musica e ancora di più, pensate se non potessimo sentire attraverso il tatto, no? Il senso fisico che ci permette di percepire la temperatura di un oggetto piuttosto che la tessitura di un oggetto, il volume, eccetera, eccetera. Quindi, i sensi fisici banalmente ci permettono di vivere al meglio, apprezzare al meglio l'esperienza terrena. Ma come dire, visto che siamo su questi sentieri, su questa pagina, è importante ricordare una cosa, che non è reale solo ciò che noi vediamo, non è reale solo ciò che noi sentiamo con le nostre orecchie. Provate per esempio a pensare in questo momento, ad esempio io mi trovo all'estero, sto usando un router wifi. Come per esempio una cosa banalissima come può essere la rete internet, il wifi, il segnale wifi, sia così presente e allo stesso momento anche così invisibile. Ci avete mai pensato? Per esempio, tutti i giorni noi usiamo il telefonino e il telefonino funziona, ci permette di inviare immagini, messaggi, fare delle videochiamate attraverso qualcosa che è assolutamente invisibile. Oppure pensate ai raggi ultravioletti, quelli del sole, io sono in questo momento in un posto baciato dal sole e possiamo vedere l'effetto, la conseguenza di quella che è la luce, ma la luce la possiamo vedere, osservare? E da qui potremmo aprire mille esempi infiniti, per esempio gli ultrasuoni. Andiamo nel mondo delle onde sonore, tutti noi sappiamo che ci sono alcune specie animali che possono sentirle e altre no. Noi siamo tra quelli che, ad esempio, gli ultrasuoni non possiamo percepirli. Allora si pone la domanda: è davvero reale tutto ciò che possiamo solo vedere e solo percepire attraverso i sensi fisici? Indubbiamente no. È molto semplice, partiamo da qui con veramente un approccio molto, molto elementare, molto basico, ma perché dobbiamo, come dire, aggiungere gradino dopo gradino. Dobbiamo costruire il nostro piccolo percorso che parte oggi con questa nuova rubrica, proprio per arrivare a fine percorso o magari già durante percorso ad una consapevolezza che ci permetta di acquisire bene gli strumenti basici della medianità, della sensitività e anche il senso della spiritualità. Quindi, se è vero quello che abbiamo appena detto, che non è, come dire, solo reale ciò che possiamo percepire attraverso i sensi fisici, dobbiamo aprirci ad un nuovo
modo di vedere le cose. Noi oggi sappiamo dagli studi scientifici che la materia esiste in quanto veramente massa, peso, forma, eccetera, eccetera, ma non è solo composta da, come dire, quella visione di Newton che ci permetteva di come dire, percepire la materia attraverso l'idea dell'atomo. Vi ricordate che cosa ci raccontavano gli antichi? Ci raccontavano che la materia è composta da questo agglomerato di atomi, che nient'altro sono che un insieme di particelle, con appunto il loro nucleo all'interno e poi gli elettroni che ci girano attorno, che vanno a costituire appunto la materia. Di conseguenza, si è sempre pensato che qualsiasi oggetto, per esempio, afferro in questo momento un telefonino, il mio telefonino, si è sempre pensato che la materia fosse qualcosa di solido, di statico, di molto anche resistente. Ma in realtà i nuovi studi scientifici, le nuove frontiere della scienza e anche della medicina, e quindi sconfiniamo nella fisica quantistica, nella meccanica quantistica e altre nuove bellissime conquiste appunto scientifiche. Oggi noi sappiamo che non è esattamente questo. Perché? Perché noi sappiamo che la materia, quindi anche l'atomo, prendiamo il caso di un singolo atomo, ciò che compone la parte solida, quindi le particelle atomiche, compongono lo 0,00001 dell'atomo stesso. Provate a pensarci. In un atomo, la parte solida, la parte, come dire, che noi possiamo appunto definire particella subatomica, compone solo lo 0,00001 dell'atomo stesso. Allora si pone la domanda molto semplice, molto ovvia, che è quindi di cosa si tratta tutto il resto che non è compreso in quello 0, eccetera, eccetera. Ebbene, oggi sappiamo che tutto ciò che compone la materia in realtà è vibrazione. È vibrazione, quindi vibrazione, energia e via dicendo. Se allora questo è vero, e ripeto, non ce lo dicono dei santoni o dei ricercatori o dei medium o come dire dei personaggi magari sedicenti così studiosi, ma ce lo dice proprio la scienza ufficiale, se questo è vero allora vuol dire che anche il vostro corpo, provate per esempio a prendere la vostra mano, a guardarla, anche il vostro corpo, anche il nostro corpo è composto in realtà per lo più da vibrazione, da energia. E qui si apre, come dire, un nuovo affascinantissimo argomento che è quello che riguarda il campo elettromagnetico dell'essere umano o comunque dell'essere vivente e quindi poi il mondo dei biofotoni. Spesso vi sarà capitato nei libri piuttosto che nelle dirette di altri relatori o magari in qualche film, in qualche discussione, in qualche convegno di spiritualità, spesso si dice che, come dire, noi siamo composti dal corpo di luce. Lo stesso mondo dell'oltre ci definisce tali, corpo di luce. Quante volte avete sentito dire esseri luminosi, creature luminose che arrivano dal mondo spirituale a chiedere contatto? Bene, non sono solo definizioni, come dire così, un po' esotiche o per colpire l'ascoltatore, ma sono proprio definizioni, come dire, concrete. Oggi noi sappiamo, attraverso gli studi di egregi ricercatori, e non vi voglio annoiare con tutta insomma, la storia che ci sta dietro, ma oggi sappiamo che anche il corpo umano, così come il corpo vivente delle altre specie, emette biofotoni. Biofotoni sono dei quanti, quanti è la più piccola particella di energia che può essere appunto misurata, quindi quantificata da qui quanto. Anche il corpo umano emette queste radiazioni luminose, questi appunto biofotoni. E guardate che è molto interessante perché da lì si è sviluppata una nuova branca della medicina, chiaramente siamo nell'avanguardia, siamo nelle nuove frontiere e anche un po' come dire in quello che saranno i risultati dei prossimi decenni. È stata stabilita che c'è una correlazione tra la quantità e come dire la frequenza costante di questa emissione luminosa del corpo con le eventuali malattie o patologie che riguardano appunto l'essere vivente. Per cui, per dirlo in maniera molto semplice, un essere vivente in salute emette una costante vibrazione luminosa, che è assolutamente misurabile, non solo attraverso le cose un po' più particolari come la camera Kirlian o i vari strumenti per misurare l'aura, ma proprio attraverso dei macchinari di rilevamento di luce.
E è stato appunto scoperto che nelle persone malate, magari malate anche in forma piuttosto grave, come ad esempio un tumore o altre forme molto invalidanti del sistema immunitario, questa emanazione, questa radiazione luminosa viene a essere compromessa. Quindi pensate che meraviglia, in futuro speriamo, si potrà lavorare nel campo della medicina attraverso appunto le emissioni luminose. Quindi abbiamo la conferma che emettiamo luce. E non solo, abbiamo la conferma che emettiamo anche onde elettromagnetiche. Voi lo sapevate, per esempio, che il nostro cervello è composto da quelle cellule così speciali che si chiamano appunto neuroni. Sono delle cellule che, come dire, comunicano tra di loro, hanno una funzione ovviamente vitale, fondamentale per il campo evolutivo dell'uomo dal punto di vista appunto cognitivo, nonché motorio. E queste connessioni che si creano tra i neuroni vanno a creare un campo chiaramente elettrico. Sappiamo che il sistema nervoso funziona attraverso impulsi elettrici. Ma sapevate che queste cellule, che appunto chiamiamo neuroni, non sono solo presenti nel cervello, ma sono presenti anche nel cuore. Tanto è vero che il cuore, che è la prima cosa che si forma in un essere umano quando viene concepito, proprio può essere rilevato dal punto di vista elettrico. E non solo. Queste cellule sono presenti anche, le cellule appunto chiamate neuroni, anche nell'intestino. È per questo che si dice che nell'essere umano sono tre cervelli. Pensate che meraviglia. Il cervello inteso come quell'organo all'interno della scatola cranica, poi c'è il cuore, l'organo cuore, e poi c'è l'intestino. E questi tre cervelli lavorano assieme costantemente. Ovviamente uno è dedicato più alle emozioni, l'altro è dedicato più all'elaborazione delle emozioni stesse, e il terzo, o meglio il primo, è quello dedicato appunto ai pensieri. Questo sistema crea un campo elettrico che si sviluppa e si snoda attraverso i chilometri di nervi, di reti nervose che sono racchiuse all'interno del nostro corpo. Ma oltre a questo campo elettrico, c'è anche un campo magnetico, è il campo magnetico del cuore, che è assolutamente misurabile. Quando si va a fare un elettrocardiogramma, quello che viene misurato è proprio anche l'attività, oltre che elettrica, magnetica del cuore. Tanto è vero che non vi viene messo un diodo direttamente sul cuore, ma sulla pelle esterna, perché si va proprio a lavorare su queste onde che vengono appunto emanate dall'organo. Allora, la scienza ci dice che se un campo elettrico viene a contatto con un campo magnetico, e quindi senza entrare poi nei dettagli specifici della questione, ma l'insieme delle due forze creerà un campo elettromagnetico. E allora, per chiudere un po' questa introduzione scientifica e andare poi su lidi un po' a noi più, come dire, vicini, quelli spirituali, quelli medianici, allora dobbiamo fare un breve riassunto e dire che l'essere umano è un essere potente perché emette luce, e questo appunto ce lo conferma tutto il lavoro fatto sui biofotoni. E non solo, è un essere vivente che è circondato, compenetrato da questo campo elettromagnetico. Da qui possiamo finalmente, come dire, applicare tutte queste nozioni, tra virgolette, tecniche, al nostro mondo. Pensate, quando incontriamo una persona, e questo ci capita tutti i giorni senza essere grandi esperti degli argomenti o senza aver fatto corsi di medianità o avere particolari doti sviluppate, quando incontriamo una persona, noi sentiamo subito questa persona che tipo di energia ha. Quante volte vi sarà capitato, per esempio, di incontrare qualcuno e dire a pelle questa persona mi piace, questa persona non mi piace? Provate a pensarci. Oppure quante volte siamo entrati in un luogo, siamo arrivati in un posto e abbiamo proprio detto, perché era il nostro sentire, questo posto mi fa star bene, mi piace, c'è qualcosa che, come dire, mi mette a mio agio. O al contrario, quante volte arriviamo in un posto che non conosciamo, a casa di un amico, piuttosto che può essere anche un luogo di culto. A me è capitato con qualche chiesa, e quindi, come dire, la cosa può essere applicata su più livelli. Arriviamo in questo luogo e magari non ci piace, magari c'è qualcosa che non funziona. Provate a pensarci. Che cosa è accaduto? Semplicemente che i nostri, come dire, campi elettromagnetici sono venuti a contatto con i campi elettromagnetici di un'altra persona o di un altro luogo, di un luogo a noi nuovo. E così i biofotoni, quando incontriamo una persona, sentiamo
quella radiazione luminosa, quanto è costante, quanto a noi è affine, quanto a noi è ideale. E tutto questo ci racconta allora come è possibile, come dire, entrare nel sentire e non nel pensare quando incontriamo appunto una persona. Sono certo che vi sarà capitato a tutti. Perché è qualcosa che facciamo costantemente. Io faccio sempre nei corsi questo esempio, no? Il fatto che, per esempio, ci sono due gemelle, è un esempio molto semplice, vestiti uguali, perfettamente uguali, gemelli siamesi, che si avvicinano ad un cane, chissà perché il cane da un gemello si farà accarezzare e dall'altro no. Che cosa è accaduto? Semplicemente il campo elettromagnetico del cane ha percepito che uno dei due gemelli, come dire, è ideale, va in risonanza con la propria energia e l'altro no. Vi invito a pensarci perché è qualcosa che facciamo tutti i giorni, è qualcosa che proprio ci appartiene. Oltre a questo, quello che possiamo sicuramente aggiungere è il fatto che, come dire, la scienza ci porta a spiegazioni fantastiche, per esempio sulla medianità. Io sto introducendo un po' degli argomenti che poi andremo a raccontare meglio nei prossimi appuntamenti, perché mi piacerebbe, ed è quello che anche ho un pochino concordato con Anna e con Enrico, mi piacerebbe proprio prendervi per mano e con le mie parole, con i miei modi, così spero, garbati di raccontarvi le cose, mi piacerebbe proprio introdurvi a poco nella medianità, che è un po' il focus e la tematica centrale, ma anche con tutto ciò che ci sta attorno. Perché? Perché la medianità evidentemente non riguarda solo il nostro aspetto spirituale, il nostro aspetto medianico, ma riguarda soprattutto il nostro stare nel mondo. E questo non lo dice il sottoscritto, ma lo dicono i messaggi, le decine, le centinaia di contatti fatti e anche ricevuti personalmente, dove appunto il mondo dell'oltre racconta appunto come stare bene qui, no? Il tema è sempre quello, cercate di vivere al meglio la vita perché è un'avventura fantastica che avete scelto di vivere e di conseguenza va, come dire, cavalcata fino all'ultimo respiro. Detto questo, la scienza, dicevamo, ci riporta una spiegazione molto importante, molto notevole, riguardante appunto la medianità. Questa spiegazione, questo come dire, tema che vi vorrei introdurre e poi entriamo magari un po' nel vivo anche delle vostre domande o di cose che emergeranno se il mondo dell'oltre ha voglia di farsi percepire, a quello di cui mi sto riferendo è appunto il famoso, famosissimo teorema di Bell o detto anche entanglement. Sono certo che è qualcosa che tutti voi conoscete o avete già comunque in qualche maniera percepito. Per dirla molto semplice, perché appunto non vorrei perdermi in tecnicismi, nel teorema di Bell quello che viene spiegato è che due particelle, facciamo finta per proprio semplificare al massimo, una pallina blu, una pallina rossa, due particelle che sono state in contatto almeno una volta nella vita, nella loro vita, queste due particelle se vengono appunto in contatto e a un certo punto vengono separate, divise, quello che accade è che, come dire, crolla il paradigma spazio-temporale, facendo in modo che queste due particelle rimarranno sempre in connessione per sempre, ovunque esse si trovino. L'esempio che si fa, molto semplice, è il seguente. Le famose particelle di qui sopra, quindi quella blu e quella rossa, le separiamo, una la portiamo per esempio sul Sole e una la lasciamo qui sulla Terra, così almeno andiamo anche a semplificare. Queste due particelle, si dice, essendo state in contatto, rimarranno sempre in stretta relazione. Questo è l'entanglement, proprio la connessione. E quindi se per caso qualcuno di voi si trovasse sul Sole e potesse dare, ovviamente è un'immagine simbolica, così una specie di sbuffo, una piccola sberla alla particella che si trova sul Sole, istantaneamente quel movimento che la particella andrebbe a fare di rotazione a causa della vostra sberla, del vostro tocco, istantaneamente la particella che si trova sulla Terra andrebbe a fare la stessa identica rotazione, lo stesso identico movimento. Nello stesso identico momento in cui la fa una, la fa anche l'altra. Non esiste la distanza, per cui anche se la luce, pensate questa cosa, ci mette circa 6-7 minuti per arrivare
dalla punta al sole alla terra, un raggio ci mette, un raggio solare ci mette dai 6-7 minuti per approdare sulla terra. Questo gap temporale non esiste neanche nel mondo dell'entanglement, quindi istantaneamente se voi pizzicate la pallina che si trova sul sole, così la pallina che si trova sulla terra reagirebbe allo stesso momento. Perché introduciamo in maniera molto 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 blanda questo teorema? Sarebbe bello poi spiegare altre cose, ma magari lo faremo nel corso dei prossimi incontri. Lo spieghiamo perché questo, per esempio, va a spiegare molto bene la correlazione che c'è tra tutti noi. Per esempio, quanti di voi in ascolto hanno vissuto l'esperienza in maniera diversa o diretta o l'hanno, come dire, sentita raccontata di una madre che, per esempio, sta dormendo, all'improvviso si sveglia e sente che al figlio sta capitando qualcosa. Quindi entra in agitazione e guarda caso, nel giro di pochi minuti magari riceve una telefonata perché il figlio, insomma, non sta bene, gli è capitato qualcosa o cose ben più gravi, magari un incidente, eccetera. È qualcosa di molto comune. Provate a pensarci, state pensando a un vostro amico e il telefono squilla, magari è un amico che non sentite da tempo e proprio in quell'istante vi chiama quella persona. Ho il classico esempio, no? Come la madre e il figlio, anche due gemelli, uno si trova magari in Australia, uno si trova in Europa, uno ha mal di denti e anche quell'altro ha mal di denti. Vi sarà capitato? Sono certo di sì, perché sono fenomeni molto comuni. Quindi tutto questo viene spiegato appunto dalla scienza attraverso questo teorema di Bell detto entanglement. Quindi se due particelle, immaginate quindi anche due corpi, una madre e un figlio, due fratelli gemelli, ma anche due amici che soltanto per una volta sono venuti a contatto, se comunque due forme energetiche vengono appunto in contatto tra di loro si sviluppa un legame che si, come dire, manifesterà per sempre al di là dello spazio e del tempo. Allora questo ci porta ad una conclusione molto semplice ma anche molto affascinante. La comunicazione tra i mondi, quella che noi chiamiamo medianità, è possibile proprio per questo motivo, perché al di là dello spazio e del tempo, se noi siamo stati a contatto con qualcuno che in questo momento si trova da un'altra parte, intesa come un'altra dimensione, inevitabilmente sarà possibile creare la connessione energetica per lo stesso identico motivo. Questo volendo spiega anche un'altra cosa decisamente affascinante e al quale pensiamo raramente. Tutti noi proveniamo dalla stessa identica fonte, è quello che fin da ragazzini ci raccontavano essere il Big Bang. Ve lo ricordate? Un'unica particella, anche qui è sempre la scienza, mi piace, come dire, richiamare a noi il supporto concreto, pragmatico della scienza affinché mettiamo delle basi solide per il nostro cammino che faremo in questa rubrica Cose dall'altro mondo. Quindi se tutti noi proveniamo da questa unica particella che a un certo punto si è, come dire, irradiata di grande energia ed esplosa e ha creato tutto l'universo visibile ed invisibile, ebbene se tutti noi arriviamo da lì, vuol dire che allora tutti noi siamo stati per una volta in connessione con tutto il resto. Provate a pensarci, il Big Bang ci racconta esattamente questo. Noi siamo stati tutti noi almeno una volta in connessione. Ed è per questo che quando incontriamo le persone possiamo sentire, possiamo avvertire attraverso anche la nostra sensitività, le nostre facoltà extrasensoriali, però è molto semplice, molto facile. Semplicemente non siamo soliti farlo, non siamo abituati. E allora questo ci racconta anche come le dimensioni visibili e invisibili sono in stretta correlazione, proprio perché tutta origine da un'unica fonte. E allora un po' per chiudere questa introduzione, siamo energia, quindi biofotoni, campi elettromagnetici e l'origine appunto comune detta Big Bang. Provate a pensare come tutto questo ci è stato raccontato già da tanti, tanti secoli, da millenni, dalle grandi culture e dalle grandi filosofie in giro per il mondo. Il campo elettromagnetico, che oggi è misurabile, dell'uomo è quello che un tempo veniva chiamato l'aura, per cui nei Veda, già nel 3000 a.C., quindi sono testi sacri che hanno più di 5000 anni, già nei Veda indiani si racconta di questo campo elettromagnetico, di questa aura dei corpi sottili che compenetra e che circonda l'essere umano. Ma pensate, per esempio, banalmente alle aureole,
che nel nostro mondo cristiano vengono appunto affisse ai santi, ai beati, a tutti coloro che magari hanno ricevuto una grazia. Che cos'è quella se non la rappresentazione dell'energia che ci compenetra? Provate a pensarci. E così come anche la comunicazione appunto che avviene attraverso l'entanglement, quindi quell'uno originario. Ma tutte le religioni, provate a pensarci, raccontano sempre di questo. Di questa sorgente creatrice. Nel nostro mondo cristiano-cattolico, chiaramente, questo Dio che in 7 giorni ha creato l'universo, e in altre visioni saranno chiaramente altre creature molto affascinanti. Sarebbe bello, magari una puntata la faremo dedicata anche alle varie cosmogonie, come sono nate secondo le varie filosofie, i vari universi, le varie dimensioni. Ma sappiate che il denominatore comune è sempre quello: c'è una fonte unica, primaria, primordiale, che dà origine a tutto il resto. Quindi oggi la scienza ci è arrivata un po' in ritardo e ce lo conferma con il Big Bang. Da quell'unica particella è stato creato tutto il resto. Ma alla stessa stregua, filosofie, religioni e credenze in giro per il mondo sono millenni che ci raccontano questo. Quindi stiamo vivendo un momento storico bellissimo. Tanti argomenti sono sdoganati, ora si tratta chiaramente di fare un po' di pulizia, forse perché c'è anche fin troppo consumismo spirituale, ma certamente insomma abbiamo la possibilità di capire meglio chi siamo, come siamo fatti e come funziona tutto questo mondo invisibile che ci circonda. Ed è, come dire, il nostro piccolo desiderio mio, di Anne e di Enrico, con questa rubrica, accompagnarvi in questo viaggio. E il mio è solo, come dire, un piccolo contributo che si unisce a tanti relatori che già sono presenti su questa pagina, e quindi, come dire, tutti insieme cerchiamo in qualche maniera di offrire un servizio che vi possa aiutare e che ci possa aiutare, perché cresciamo tutti insieme, a vedere il mondo come qualcosa di affascinante, di molto più profondo e interessante rispetto a quello che, come dire, ci viene offerto dai nostri sensi fisici. E per concludere, e poi inizierò a leggere qualche domanda, per concludere, sappiate che quindi il percorso che faremo assieme ci farà addentrare sempre di più nella possibilità di affinare le capacità appunto extrasensoriali e quelle che noi chiamiamo nel nostro mondo della medianità i nostri sensi psichici. E quindi la possibilità di interagire con l'energia, di percepire l'energia e andare a vedere appunto se riusciamo tutti insieme ad andare in quella direzione. Sappiate che, giusto per chiudere, la medianità è qualcosa che accompagna da sempre l'essere umano. Ma così anche, come dire, il contatto con l'oltre. Se pensiamo, per esempio, banalmente, Mosè, i 10 comandamenti, come li ha ricevuti? Attraverso una canalizzazione, no? Vi ricordate, salì al monte e attraverso la voce di Dio, e quella non è una canalizzazione, assolutamente sì, ha scritto i 10 comandamenti che sono proprio il pilastro, o se vogliamo, l'architrave, sulla quale poggia tutta la fede cristiana. Ma da lì possiamo estenderci, pensiamo alle doti da guaritore di Gesù e via dicendo. Quindi la medianità è qualcosa che accompagna da sempre l'uomo, si è manifestata sotto varie forme, a volte anche passando poi per, come dire, momenti oscuri, no? Pensiamo tutto al Medioevo, la caccia alle streghe, eccetera, eccetera, per poi arrivare finalmente, probabilmente l'umanità era pronta, ad un momento di risveglio. Quindi racconteremo magari la prossima volta che racconteremo un po' di più il percepire l'energia, racconteremo come la medianità di oggi, lo spiritualismo moderno, nasce dai fenomeni fisici, quindi i colpi sul muro, i raps, le sorelle Fox, eccetera, per arrivare, e concludo, finalmente alla medianità di oggi, che è telepatica. Tutti i medium, anche il sottoscritto, come dire, lavora attraverso la propria mente, attraverso la ghiandola pineale, attraverso, come dire, le capacità elettromagnetiche dell'essere umano. Ma tutti insieme, ed è lì che volevo arrivare in conclusione, siamo destinati a quello che sarà il prossimo importantissimo capitolo della medianità. Quando ciascuno di noi avrà, come dire, riacquisito le proprie facoltà extrasensoriali, e questo piano piano ci stiamo arrivando, ci vorrà probabilmente qualche anno, forse qualche decennio, ma
ci arriveremo, perché vedete oggi come si parla facilmente di medianità e come tutti possono percepire, fanno corsi e possono parlare con il mondo dell'oltre. Ecco, quando tutta l'umanità sarà allineata, il mondo dell'oltre da sempre ci racconta questo, che si approderà a quella che viene chiamata la medianità ultrafanica, che è un termine un po' particolare, vuol dire oltre la luce, ultrafanica, e di conseguenza sarà la medianità degli insegnamenti. Un po' come già qualcuno, per ricordarne uno fra tutti, il nostro amatissimo Roberto Setti, il Cerchio Firenze 77, quel tipo di medianità in cui si ricevono gli insegnamenti nobili, preziosi, filosofici, quelle indicazioni veramente profonde per rendere la nostra vita terrena indubbiamente come un'avventura spirituale fantastica. Quando l'umanità sarà pronta, quando avremo vinto il tabù della morte, quando sapremo tutti con certezza che quel passaggio finale appunto è solo una soglia verso nuovi mondi, allora arriverà la possibilità di ricevere questi messaggi. Evidentemente oggi siamo ancora un pochino indietro e dobbiamo un po' tutti dare il nostro contributo per appunto prepararci a quel momento. Adesso mi piacerebbe leggere qualche frase, c'è qualche domanda, io purtroppo mi faccio prendere dai miei discorsi mentre parlo, un po' canalizzo, quindi non ho letto le domande. Se avete piacere e magari appunto con domande pertinenti provate a scrivermi in questo momento. E vediamo appunto se è il momento di aprire lo spazio alle domande, a questa tavola rotonda. Vi prego di rimanere nell'ambito della tematica. Oggi abbiamo parlato dell'energia, del fatto che non siamo solo un ammasso di organi, di ossa che cammina, ma c'è molto di più. E questi biofotoni, questi campi elettromagnetici, questa aura, questi corpi sottili ci permettono di interagire nel mondo. Sì, sto leggendo qualche domanda, non me ne vogliate, ma mi piacerebbe rimanere appunto nel tema. Quindi vedrete che avremo modo di raccontare anche di altre cose. Se è possibile, se avete curiosità, se no io vado avanti e naturalmente da questo momento invito anche il mondo dell'oltre a manifestarsi, perché è sempre un piacere per me accogliere. E sappiate che il mondo dell'oltre è sempre presente, anche qui medium, me compreso, dobbiamo iniziare, come dire, a usare dei termini nuovi, diversi. Non è che noi, come dire, invitiamo il mondo dell'oltre ad avvicinarsi o il mondo dell'oltre deve arrivare, loro sono sempre, sempre, sempre presenti. Quello che cambia chiaramente è la nostra personale capacità di percepirli. Che cosa voglio dire con questo? Beh, non sempre siamo sintonizzati, un po' come non sempre quando siamo in relazione con qualcuno, se avete un marito, una compagna o un figlio, un amico, insomma, quando siamo in relazione con l'altro non sempre siamo in sintonia. Vi è mai capitato? Magari si può anche parlare, discutere, ma manca un po' quella magia profonda. Ecco, è quella sintonizzazione, quel collegamento profondo che rende l'incontro speciale. Ed è così che appunto fa anche il mondo dell'oltre. Loro sono sempre presenti. Immaginate di avere un amico sempre davanti a voi. Sta però a noi, medium o comunque persone, riuscire a sintonizzarci e rimanere sempre lì. È qualcosa che possiamo fare con molta facilità e con molta, anche con molta gioia, ma non sempre è possibile per vari motivi. A volte per, come dire, perché il medium magari ha la mente occupata da altro o c'è un altro movimento intorno, oppure perché magari il mondo dell'oltre in quel momento, attraverso quell'insegnamento, cioè scusate, quel silenzio, quell'assenza, vuole dare un proprio insegnamento. È un po' come quando in maniera molto brutta si prende un bambino piccolo e lo si butta in acqua sperando che possa nuotare. Non c'è qualcuno che può, come dire, aiutare il bambino a fare quei movimenti. Il bambino in maniera istintiva li fa e ricerca un proprio modo di respirare, un proprio modo appunto di stare a galla. Così fa il mondo dell'oltre. Almeno questo è quello che ho imparato io nel corso di questi anni nella mia relazione con il mondo dell'oltre. A volte sta, come dire, fa un passo indietro, ci guarda, ci osserva, sembra che sia assente, ma in realtà ci sta solo, come dire, invitando a camminare con le nostre gambe. Ma sappiate che loro ci sono sempre. E quindi, ripeto, se avete necessità di qualche
come dire, informazioni in più riguardo alle energie, ai fotoni, ai campi elettromagnetici, a come funziona il nostro sistema, io sono qui a disposizione. Se no, quello che voglio dire è che sicuramente il mondo dell'oltre inizia a farsi strada. Sto leggendo un po' di domande che sono un po' fuori tema, non me ne vogliate, ripeto, mi piacerebbe rimanere all'interno del grande capitolo Siamo Energia. L'energia, ecco, sto leggendo ora, viene a mancare subito dal corpo appena trapassato o rimane ancora per qualche ora. Questo è un grande tema molto affascinante perché per molto tempo, per molti secoli, pensate per esempio nella cultura egizia, ma non solo, anche nelle culture precolombiane, si è pensato che come dire, lo spirito o l'anima, anche qui poi impareremo a usare i termini giusti perché sono due cose molto diverse. Ad ogni modo, in quelle culture antiche si pensava che lo spirito di quel corpo deceduto rimanesse per qualche tempo, addirittura viene quantificato secondo le culture, nella cultura buddista, per esempio, si dice 72 ore, se andate in India, si dice che devono passare 3 giorni prima di cremare il corpo e via dicendo. Per cui ci sono varie scuole di pensiero. Così come appunto se pensate alle antiche Egizie, nelle civiltà precolombiane, veniva proprio preparato il viaggio nell'oltre attraverso gli utensili, attraverso le armi, attraverso il cibo lasciate intorno alla sauna. Oggi quello che sappiamo, ed è quello che il mondo dell'oltre viene a raccontarci nei contatti, quindi io parlo come dire per esperienza diretta, per quello che può essere il mio umile lavoro con la medianità. E quello che sappiamo è che in realtà lo spirito, nel momento in cui il corpo cessa le proprie funzioni vitali, si trova già dall'altra parte. Dall'altra parte significa si trova in quella zona intermedia, e lo vedremo anche qui, mi piacerebbe fare una puntata a riguardo, in una zona intermedia che tutti voi magari avete già in qualche modo conosciuto con Nosso Lar, il film tratto dal libro di Chico Xavier, canalizzato da questo grande medium brasiliano, quindi in quella zona che viene chiamata l'umbral. In altre culture il Kamaloka, il bardo, il purgatorio, quindi si tratta di una zona intermedia, la quarta dimensione dove non solo veniamo accolti appena lasciamo, abbandoniamo il corpo terreno, ma è quel frangente di spazio-tempo, ricordatevi che è un modo di dire perché dall'altra parte non c'è più spazio, non c'è più tempo, ma di nuovo è quel frangente in cui tutti noi andremo a rivedere il film della nostra vita, andremo ad aprire i registri akashici, andremo in qualche maniera a fare i conti con quello che abbiamo combinato durante la nostra avventura terrena. E qui è sempre bello citare il nostro amato Steiner quando dice che riceveremo lo spinto di chi abbiamo spinto, quindi rivivremo le nostre esperienze terrene attraverso le emozioni che abbiamo generato a chi abbiamo, come dire, avuto attorno. Per cui se sono stato nel corso della mia vita un marito violento, magari traditore, bugiardo, ovviamente sto estremizzando, ecco, il dolore inflitto alla mia moglie, come dire, nell'oltre sarà l'esperienza emozionale che io andrò a percepire. Quindi non solo vedrò questo film, ma sentirò il dolore procurato, così come in ugual misura proverò gioia e amore qualora nella mia vita terrena abbia avuto occasioni per, come dire, far provare questo tipo di emozioni. Quindi per tornare alla domanda che ho già perso, ecco qua, l'energia viene a mancare subito dal corpo? Sì, per quello che riguarda la visione spiritualista moderna, quindi la visione di tutti i medium che tendenzialmente conoscete anche voi, oggi qui in Italia o in Europa, la nostra esperienza ci dice che sì, l'energia viene rilasciata subito, proprio per questo motivo, cioè nel momento in cui lasci il corpo, la tua energia è già dall'altra parte. Dunque, come si fa a gestire e utilizzare la nostra energia a nostro vantaggio? Beh, guarda, ti dico subito una cosa, Iole, fai molta, tra virgolette, attenzione a questo termine a nostro vantaggio e te lo dico perché mi è arrivata una ventata dall'oltre, perché tutti noi siamo in stretta correlazione con l'altro, questo genericamente altro. Ed è importante ricordarsi che siamo, come dire, qui per
e dobbiamo mantenere alto il valore della responsabilità personale. Quindi tutto ciò che facciamo, diciamo, pensiamo in maniera molto quantica, si riverbera sull'ambiente circostante, sulle persone circostanti e anche sulle generazioni future. Quindi, tolto il discorso di nostro vantaggio che stride un pochettino con un percorso di crescita spirituale o di medianità, per gestire la nostra energia, beh, intanto la prima cosa è preservare il corpo. Perché il corpo si dice essere il tempio dell'anima e quindi sarebbe utile, poi so che sembrano, come dire, consigli molto generici, ma in realtà mica tanto, sarebbe molto utile nutrire il corpo, accudire il corpo fisico, ovviamente un po' di movimento, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, quello che bisogna assolutamente fare è, come dire, approfondire la stretta relazione con il proprio sentire. Questo è importante perché siamo troppo nella mente. I medium inglesi, quando si va a studiare su al college, dicono sempre: pensare non è connettersi, thinking is not linking. Quindi cercare di, come dire, entrare in un sentire molto più profondo, molto più spontaneo. E tant'è vero che, per esempio, nel Vangelo di Matteo, quello che viene detto è che i beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E perché si dice questo? Cosa vuol dire beati di cuore? Proprio quelle persone che agiscono di pancia, agiscono per sentimento, che, come dire, abbassano, hanno il coraggio di abbassare il muro che li separa dalle loro, emozioni. Quindi, per rispondere definitivamente alla tua domanda, come si fa a gestire e utilizzare la nostra energia? Beh, si fa entrando in stretta correlazione con il proprio sentire e di conseguenza iniziare a far, come dire, conciliare le parti, luci e ombre, i nostri talenti, i nostri spiriti, i nostri limiti. In questa maniera, in qualche maniera, prendiamo consapevolezza di chi siamo. Lucia, è possibile percepire la propria energia che si espande e poi si richiude? Mi è capitato alcune volte in modo spontaneo, quello che sentivo era del tutto inaspettato. Certamente sì, proprio per il fatto che siamo come delle antenne ricetrasmittenti e anche nella medianità non possiamo rimanere connessi 24 ore su 24. Perché? Perché proprio sono onde che si muovono, c'è cioè proprio come dire una legge fisica che immagina la frequenza d'onda che ci insegna che la connessione va su e giù, un po' come un wifi che non può essere collegato 24 ore perché magari avete un abbonamento di poche ore. Beh, la medianità è un po' uguale, quindi diffidate anche di chi vi dice che è costantemente in contatto con il mondo dell'oltre 24 ore su 24 perché c'è anche un dispendio di energia che non è possibile. Quindi sì, assolutamente sì, Lucia, questo su e giù è corretto. Iole, ok. Rosario, chi non è medium a volte riesce a percepire energie del proprio caro nell'oltre fino a qualche mese dopo il trapasso, perché le sue energie sono ancora abbastanza dense nell'ambiente in cui ha vissuto. Allora, guarda, caro Rosario, qua si aprono chiaramente le mille strade, delle mille scuole di pensiero. Io sono qui e posso solo e semplicemente raccontarvi la mia esperienza, forte del fatto che so di non avere la verità assoluta in tasca e che sono qui a condividere solo quello che, come dire, ho appreso nel mio percorso, che è fatto chiaramente anche di fallimenti, di successi, eccetera, eccetera. Per quello che ti posso dire, non è tanto che l'energia di un tuo caro trapassato è più o meno densa a seconda di quando è capitato il decesso, per usare questa parola brutta. Quello che succede, al contrario, come abbiamo detto poc'anzi, è che magari c'è un senso anche a quell'apparente assenza del tuo caro. Io ricordo una volta facendo un contatto con mia sorella. Abbiamo entrambi i genitori nell'oltre da tanti anni e ricordo che per i primi anni appunto nostro padre si manifestava spessissimo e le portava dei messaggi molto belli, molto concreti. Poi a un certo punto è capitato che il papà, nostro padre, non si è più manifestato e mia sorella ovviamente era anche preoccupata, diceva: Oddio, ho fatto qualcosa che non va bene. E quindi il papà non viene più a trovarmi. In realtà non era così. Ci è stato poi spiegato dal nostro padre stesso che in quel momento si aspettava che lei progredisse, facesse dei passi avanti, prendesse delle scelte, delle decisioni, proprio
proprio in maniera spontanea, autonoma, perché il mondo dell'oltre è pronto ad aiutarci, a sostenerci, a consigliarci, ma evidentemente anche per la legge universale del libero arbitrio, poi siamo noi che dobbiamo camminare nel mondo. Quindi più che quello, forse Rosario, più che l'energia più o meno densa, è proprio trovare la ragione per il quale magari il mondo dell'oltre aspetta un pochettino a farsi sentire. Alberto, ma i corpi di cui siamo costituiti, fisico, eterico, astrale, mentale, quindi tutti i corpi energetici, differiscono per la loro frequenza vibratoria e sarebbe possibile misurare le varie frequenze? Grazie mille. Assolutamente sì. I corpi sottili sono quegli strati, diciamo un po' come se fosse una cipolla, che compongono l'essere. Si dice nella visione yogica, vedica, essere appunto il campo aurico. Tu li hai citati, sono anche di più perché c'è il corpo buddico, il corpo divino per arrivare appunto a comprenderne sette. E sono come delle matrioske, ognuna ha una propria vibrazione e una frequenza specifica, ma non solo, ha proprio un valore diverso, tant'è vero che secondo alcune visioni, quando noi trapassiamo, visto che è un argomento che vi piace molto quello del passaggio, quando noi trapassiamo, a poco abbandoniamo i vari corpi. Si dice un po' come una mongolfiera, scusate, l'esempio forse un po' brutale, ma si usa a raccontare questo, un po' come una mongolfiera che lascia andare a poco i vari sacchettini delle zavorre. E questi sacchettini delle zavorre, in questo esempio della mongolfiera, sono appunto i vari corpi. Quindi prima il corpo fisico, che è quello più denso, indubbiamente è quello, come dire, più pesante, poi il corpo eterico, che è il corpo energetico che dà forma al corpo fisico. È quella specie di nebbiolina bianca che tutti noi vediamo, e se non siamo in grado di vederla perché pensiamo di non avere doti, vedrete che nel corso del tempo impareremo anche grazie a questi incontri a farlo. E il corpo eterico, poi si passa appunto al mentale, che è il mondo dei pensieri, delle idee, tutto quello che abbiamo pensato, ragionato con la nostra logica, il nostro raziocinio nel corso della nostra vita terrena, il corpo ovviamente emozionale, che è quello che ha a che fare con le emozioni, e poi l'astrale, il buddico, il divino. Quindi a poco questi strati, queste vibrazioni si alleggeriscono fino a quando, come dire, siamo totalmente appunto liberi e torniamo a essere vibrazione pura. E quindi, caro Alberto, sì, ti confermo che hanno varie vibrazioni e nonché anche una specifica missione diversa. Mentre coloro che rimangono attaccati alla materia tipo fantasmi, anche qui accenno brevemente perché poi sono argomenti che andremo a vedere più avanti, nella visione nostra di medium spiritualisti, i fantasmi sono un'emanazione energetica, un'impronta energetica che viene lasciata sul luogo, ma non sono spiriti. Noi sappiamo, facciamo sempre questo esempio, per esempio la principessa, no, che si è buttata giù dalla torre, voi andate in un castello e vedete questa scena, qualche medium sensitivo vede questa scena. Una cosa molto interessante perché a differenza di un contatto medianico, quando entriamo in contatto con questa memoria energetica che si esprime nel tempo, noi vedremo sempre la stessa scena. Tanto è vero che nei castelli infestati, uso il virgolettato, si dice che si sentono sempre il rumore di catene, le porte che sbattono, oppure al tal giorno, alla tal ora, ogni volta all'anno capita che quello spettro si manifesti. Certo, perché è un'espressione energetica di una memoria del tempo. Quindi non è uno spirito che si sta manifestando, ma semplicemente, come abbiamo detto poc'anzi, avendo noi energia, se c'è un evento soprattutto tragico, ecco che lasciamo quell'impronta nell'ambiente dove è accaduto l'evento. E questo è molto interessante perché, come dire, è qualcosa che ci dimostra il grande percorso fatto da personaggi come Masaru Emoto, no? Vi ricordate la memoria dell'acqua? Noi possiamo imprimere un'energia, un'indicazione energetica ad un oggetto, in questo caso l'acqua o un ambiente, se per esempio il castello della principessa di prima, e lasciare appunto un'impronta e da lì fare dei lavori importanti con l'energia. Dunque, vediamo se ci sono. Grazie per quello che scrivete, ma salto. Anche gli animali, chiede Salvo, sono parte di questi processi? Totalmente sì. Io poi personalmente, e devo dire che è un grande piacere, leggendo Steiner ho ritrovato alcune idee che nel corso del tempo mi sono fatto. Personalmente ho la mia, come dire, idea riguardo ai vari regni
animale, vegetale, minerale, quant'altro, appunto con riferimento all'energia. Dal punto di vista evolutivo, energeticamente e spiritualmente parlando, per me naturalmente è un mio personalissimo pensiero che gli condivido senza la pretesa di, come dire, convincere nessuno. Il regno vegetale in assoluto è il regno spiritualmente più evoluto. Sono creature che donano tutto quello che hanno, che vivono di luce e di acqua, subiscono, tra virgolette, le intemperie senza ribellarsi. Quindi, veramente come se fossero fuse con il tutto e hanno imparato a, come dire, restare nell'amore incondizionato. Offrono i frutti, offrono i fiori, si offrono alle stagioni e, come dire, si lasciano vivere e naturalmente garantiscono noi paesaggi bellissimi. Secondo me, in secondo luogo ci sono gli animali, il regno animale, tolto l'essere umano, anche qui esseri che vivono di amore incondizionato, chi ha un cane, un gatto o anche altre forme, altre specie, sa benissimo di cosa sto parlando. E poi, come dire, in ultima, analisi arriviamo noi, che siamo molto più complessi con il nostro ego, con la nostra parte psichica, intesa come psiche, e con tutte, insomma, le battaglie personali che ciascuno di noi fa. Avremo modo magari di parlare anche questo. Grazie per quello che scrivete. Io vi chiedo scusa, non voglio essere scortese, ma mi piacerebbe appunto lasciare spazio alle domande pertinenti alla tematica di oggi, che è l'energia. Caterina, l'energia quanto tempo rimane nella stanza della sua dipartita? Beh, ti direi per sempre, perché appunto l'energia non conosce spazio e tempo, per cui se avete, come dire, una stanza dove il vostro caro usava passare il proprio tempo, dove ci sono i suoi oggetti, eccetera, sappiate che anche attraverso la psicometria, attraverso tutta una serie di tecniche medianiche, voi potete proprio percepire l'energia del vostro caro. Ok? Quindi il concetto di fine o per quanto tempo, quando siamo nei binari della spiritualità e della medianità, perdono di significato, perché appunto questo paradigma ha senso laddove c'è un corpo, una massa, dove c'è un peso e tutto ciò accade nella terza dimensione. Piano piano ne parleremo perché altrimenti mettiamo poi moltissima carne al fuoco. Allora, volevo dirvi che io inizio a percepire una signora, e mi viene un po' da sorridere perché adesso ve lo spiego, è una signora che porta gli occhiali, è una signora piuttosto minutina, e dico, mi viene da ridere perché porta il nome di mia madre, ma non è mia madre. Quindi ho qui una signora Carla che si sta manifestando proprio davanti a me. Quindi o guardo lei o guardo voi, ma comunque insomma la sto vedendo ed è una signora molto buffa. Nel senso che è una di quelle signore, io non amo molto parlare di questi dettagli, chi mi conosce lo sa, ma in questo caso è evidentemente proprio qualcosa di particolare, perché ama mettere per esempio le gonne, io spero di dirla bene perché nella moda sono negatissimo, quelle a balze, ma soprattutto scozzesi, è questo l'elemento. È una signora di una certa età, siamo sui 60 anni. Quindi vi chiedo se avete tra i vostri cari questa signora Carla perché è abbastanza, come dire, impellente, abbastanza così incalzante nel suo chiedere contatto. È una signora, si chiama Carla, è abbastanza minuta, è sui 60 anni e ha questa necessità impellente di parlare. So che ha anche una zia perché mi racconta di nipoti, ma non come nonna, come zia. Quindi lascio a voi adesso, purtroppo i contatti qui su Facebook hanno sempre dei tempi un po' particolari. Se conoscete questa signora, fatemi appunto sapere, se no io vado avanti, perché ripeto, ho un tempo di latenza un po' particolare e quindi non so se state ascoltando in tempo reale o se c'è un gap. Quindi la tengo qua. E a proposito, è una cosa che non faccio mai, ma vedo in collegamento Sandro, io avevo una zia che si chiama Carla. Ok, cara Daniela, mi sai dire questa cosa? È una signora, ti torna la descrizione, è una signora abbastanza minuta più che altro, è molto buffa come si presenta, quindi deve aver avuto anche un po' una verve di un certo tipo, una certa personalità. Ok, Sandro, adesso arrivo.
Daniela, fammi sapere se ti tornano anche gli altri dettagli. Siamo sui 60 anni, anche se l'età è qualcosa di relativo. So che appunto è una zia perché mi parla di questo, quindi zia Carla. E ho bisogno di sapere, cara Daniela, se ti torna il resto. Credo che se ne sia andata per malattia. Dico credo perché inizio a vedere, mi fa vedere la sua pancia e mi fa vedere come qualcosa che così si stritola. Quindi non me lo sta dicendo in chiara udienza. Capelli arancione rame, bene. Dimmi se ti torna. Ha una personalità di un certo tipo? Potrebbe essere una zia Carla, Vanessa, 70 anni, minuta. Ok, allora ne abbiamo due. E dovrebbe essere una persona, vi do un altro dettaglio, che amava leggere o che aveva a che fare, forse per lavoro, con libri o con documenti. Comunque una persona di un certo, come dire, di un certo tono. Non una donna semplice, aveva un tumore al fegato, molto bene perché ho visto qualcosa. Daniela, mi sai dire se aveva questa personalità piuttosto spigliata, brillante e appunto sì, se n'è andata per malattia, una zia, mia zia Carla. Ok, c'è un testa a testa tra Daniela e Vanessa. Bene, adesso io lascio il mondo dell'oltre raccontare. Ascolta Daniela e ascolta Vanessa. Vi ricordate se questa zia sferruzzava, se faceva qualcosa con l'uncinetto e se c'è anche una coperta fatta da lei? Mi dà questo dettaglio un po' particolare. Quindi non so se è qualcosa che è stato dato a voi o se lo faceva lei per i fatti suoi, ma sapete quelle coperte fatte a pezzettoni? Questo sì. Daniela è un sì per la coperta perché loro sanno dove portarci, dove indirizzarci. Quindi chiedo scusa a tutti gli altri, purtroppo i contatti in diretta hanno questo svantaggio di avere dei tempi un po' lunghi. Quindi vi chiedo, Daniela, coperta non ricordo, ma cucina molto, fatemi sapere se ricamava, se faceva qualcosa con i ferri. O se non è lei, se c'è un ricordo legato a questa coperta fatta a pezzettoni. Come si dice? Come si dice? C'è un modo di patchwork, come se fosse un patchwork, tanti pezzettoni uniti e creava con le mani. Ok, Daniela, ti torna questa cosa? Così siamo un po'. Ah, cuciva, non cucinava. Ok, perfetto, va bene, va bene, va bene. Allora, Daniela, siamo con te. Ascolta Daniela, la prima cosa che ti voglio dire, e sai bene che quando il mondo dell'oltre si manifesta, come dire, è sempre molto solare, esatto, peggio quello che avete scritto, è sempre molto solare, eccetera, eccetera, mi sta dicendo di fare attenzione ai tuoi occhi, nel senso che magari è semplicemente un calo di vista, magari non è niente di che, quindi non voglio creare allarmismi, però cerca di prestare attenzione ai tuoi occhi perché è importante che tu appunto inizi questa cosa. Non so se porti gli occhiali, non ti conosco, non so se è il caso di andare a fare una visita, però mi racconta di questo. La prima cosa. La seconda cosa che mi sta dicendo, e qui sarai tu a dirmi, dice di essere molto più leggera. In realtà fa un esempio specifico che ti voglio fare perché magari ha un significato. Perché mi sta dicendo di vivere al meglio le festività natalizie? Non so esattamente cosa voglia dire. Non so se hai smesso di festeggiare Natale o se è successo qualcosa a Natale, ma sta chiedendo per favore di tornare a festeggiare quel periodo in maniera molto più leggero. Allora, Vanessa ha recuperato perché diceva la sorella sferruzzava e faceva coperte per i nipoti. Oddio. Allora, vediamo, io non chiedo mai, chi mi conosce sa che sono uno di quei medium che non fa mai le domande all'oltre, perché se il mondo dell'oltre ha bisogno di specificare, lo farà. Vanessa e Daniela. Allora, a questo punto, per essere sicuri, chi delle due ha fatto un tamponamento in macchina? Quindi Vanessa e Daniela, chi delle due di voi ha fatto un tamponamento? Niente di che, ma ha fatto un tamponamento in macchina. Così sappiamo con chi devo parlare perché altrimenti non vorrei andare io con la mia energia, ma voglio che sia il mondo dell'oltre. Io adoravo il Natale, la festeggiava la grande Daniela, perfetto. Mi dite questa cosa,
chiedo scusa, perché così tagliamo la testa a toro, ma ho bisogno anche io dei riscontri. Io non guido, dice Daniela, perfetto. L'altra Vanessa invece, anche se non guidi, non sei stata a bordo di una macchina che ha fatto un incidente? Oddio, non ne usciamo più. Daniela, forse sei più veloce tu. Mi sai dire questa cosa? Se sei stata a bordo di un tamponamento? Se no, aiuto, non sappiamo uscirne. Una volta con mio ex marito, va bene, mi stava bene. Se Vanessa non risponde, io direi di proseguire con te. Perfetto. Niente di che, non parliamo di un grande incidente, però parliamo di un tamponamento perché mi ha fatto vedere questa cosa. Ok, quindi cara Daniela, siamo con te, visto che hai già detto del Natale, io adoravo il Natale, lei lo festeggiava alla grande. Benissimo. Perché usi questo verbo al passato? Perché lei sta dicendo proprio di tornare a festeggiare le festività. Esatto, ma nulla di che per il tamponamento, assolutamente sì, è una roba veloce e leggera. Quindi ti sta chiedendo di tornare ad avere quel tipo di, come dire, gioia, quel tipo di leggerezza, compreso anche nel festeggiare il Natale. Ti posso chiedere una cosa, cara Daniela? Stai pensando di fare dei corsi, di iscriverti a... come dire, a delle nuove attività perché forse vuoi cambiare lavoro, non lo so. Nel caso ti dico che lei mi sta facendo vedere questa tua zia, e mi sta dicendo che fai bene ad ampliare le tue possibilità. Quindi non so di cosa stia parlando, non so di che corsi perché non me lo sta dicendo, però ti sostiene molto 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 bene alla grande. Perfetto, era il pilastro della nostra famiglia. Bene, mi fa piacere. Ascolta Daniela, io poi chiederò il permesso ad Anna e ad Enrico. Ci sono poi due o tre dettagli un po' più personali che onestamente non vorrei, dettagli intendo informazioni che questa zia che è ancora qui davanti a me mi sta dicendo, non vorrei dirle così in una dimostrazione pubblica su Facebook, che poi rimane tra l'altro. Quindi io se chiederò permesso ad Anna e ad Enrico, che sono della pagina Focus 3.0, se posso sentirti privatamente per darti appunto questi tre dettagli un po' più personali, ok? E Sandro, quindi Daniela, poi ci sentiamo in privato e grazie per aver dato riscontro a questa tua zia che è ancora qua tra l'altro. Volevo dirti una cosa, Sandro, so che non, cioè non è da me, tu mi conosci, noi ci conosciamo, quindi devo dirlo al pubblico che ci sta seguendo. Però ti devo chiedere se luglio, magari anche giugno che sta finendo, ma luglio e agosto sono dei mesi importanti per il tuo figliolo. Ok, Anna mi ha dato l'ok in diretta, quindi Daniela, poi ci sentiamo. Sandro io lo conosco perché insomma l'ho incontrato a tanti convegni, ho il piacere di averlo anche nei miei corsi, so la sua storia, lui è un figlio dell'oltre, quindi io devo essere onesto, lo dico, che sono cose che so, però questo dettaglio mi sfugge. Ti vorrei chiedere se i mesi di luglio e agosto, ma forse anche giugno perché sta per finire, compleanno 25 agosto, that's right. Ok, te lo dico perché tuo figliolo è qui e mi sta facendo proprio segno di questa cosa, che appunto c'è qualcosa di importante tra luglio e agosto, siamo lì. Bravo, il 25 agosto, fantastico, grazie Sandro. Non so, anche qui, come dire, devo stare attento, condivido con voi quello che attraversa la mente di un medium in diretta, non so quanto, come dire, riesco a stare in un binario pulito, in un canale pulito, perché chiaramente la mente del medium lavora. Io Sandro lo conosco, conosco suo figlio medianicamente, suo figlio che è nell'oltre, quindi devo stare molto attento e vado veramente in trasparenza. Ma detto questo, mi sta dicendo che l'evolversi di tutta la sua situazione legata, spero di non dire niente di troppo privato, comunque c'è un incidente, quindi ci sono delle ricerche, c'è un tribunale, insomma ci sono delle varie cause in corso. Mi sta dicendo che come dire, la direzione, il decorso di tutto quel lavoro legale veramente sta arrivando ad un dunque e andrà al meglio. Io non so se tu hai avuto dall'ultima volta che ci siamo sentiti e visti degli sviluppi, ma quello che ti posso dire è che tuo figlio mi sta dicendo che ci siamo, proprio è molto 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 contento. Quindi non so se questa cosa,
ti risuona, se hai dei riscontri, ma insomma è quello che tuo figlio ti sta dicendo. Mi fa piacere che abbia detto questa cosa del 25 agosto. Vanessa, vedo che torniamo sull'argomento. Sì, ci sono sviluppi, ok Sandro, bene, grazie per il riscontro. Non demordere, non demordete tu e tua moglie Patrizia, perché appunto vostro figliolo vi sta dicendo, ecco, in quella direzione. Molto bene, grazie Sandro per il riscontro. Volevo dirvi una cosa, molto spesso il mondo dell'oltre, come dire, arriva, ci racconta, come vedete, in maniera anche molto precisa, divertente. Adesso sono contatti in diretta, quindi andiamo un po' veloci, anche per una questione di tempo. Però vedete come è tutto molto leggero, spontaneo, molto, io uso questa parola, facile, perché davvero può essere per tutti. Talvolta però il mondo dell'oltre ci racconta anche altro, cioè come dire, in qualche maniera mette qualche semino per ciò che riguarda il nostro cammino umano, il nostro cammino terreno. Per me è molto importante in questo momento dirvi ciò che nelle ultime settimane genericamente il mondo dell'oltre, diciamo le mie guide, le persone che collaborano con me, che sperimentano con me, ciò che appunto tutte queste figure qua attorno sono venute a dirmi e a confermarmi. Il mondo dell'oltre, ascoltate molto bene, il mondo dello spirito ci chiede più che mai di rimanere agganciati alla nostra frequenza più alta, alla nostra frequenza più luminosa. Come dire, sotto gli occhi di tutti il fatto che stiamo vivendo una delle pagine più difficili, più drammatiche, anche per quanto riguarda la comunicazione, no? Il mondo dell'informazione. Tutti noi ormai non sappiamo più cosa è vero, cosa non è vero, ciò che ci viene detto attraverso i media, più o meno istituzionali o meno, ma non sta a me stabilire questo. Ma quello che invece è importante è, come dire, mettere ben in chiaro l'avviso che il mondo dell'oltre è venuto a portarci negli ultimi tempi, che è quello di mantenere alte le vibrazioni. Ora, io vi sto dicendo questo perché non posso dire di avere qui qualcuno nello specifico che mi stia parlando, e se qualora ci fosse, insomma, entro in contatto vi dico. Ma sento molto, 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 molto chiaramente il mondo dell'oltre, diciamo la vibrazione di queste dimensioni sottili, è come se fosse un coro che mi sta invitando a dirvi questo. Cercate di rimanere in uno spazio di vibrazione alta, pulita. Che cosa vuol dire? Prendersi cura di sé, prendersi cura dell'altro, cercate di evitare il commento ma anche il giudizio, cercate di uscire dallo spazio del confronto, cercate veramente di attingere alle vostre qualità più profonde affinché tutti noi, dalla persona, come dire, con la più scarsa autostima alla persona con il grande ego, affinché tutti noi si possa in qualche maniera ripulire, risistemare l'ambiente energetico, spirituale, terreno entro il quale noi ci stiamo trovando in questo momento. Ciascuno è chiamato a fare il proprio pezzettino, che nessuno si senta escluso da questo discorso. È molto importante perché molto spesso, e questo è il mondo dell'oltre che ce lo sta ricordando, come lo sta proprio dicendo, molto spesso noi tendiamo a, come dire, relegare agli altri quello che possiamo nel nostro piccolo fare tra di noi. Che cosa vuol dire? Pensiamo che siano solo le persone religiose, solo le persone pie, solo le persone buone, solo le persone dotate magari di capacità medianiche, solo le persone che hanno molto tempo libero, solo le persone che hanno una montagna di soldi. Pensiamo sempre che siano gli altri a poter fare qualcosa e noi invece, come dire, limitati dalle circostanze in cui ci troviamo, come dire, possiamo solo restare a guardare. Non è così, non è così. Quindi l'invito che ci viene fatto è proprio quello di partecipare a questa grande rivoluzione silente, silenziosa, come dire, che si muove nel sotterraneo, ma che in realtà, come dire, porterà tutta l'umanità ad una vibrazione diversa. Ancora una volta, chissà perché questa sera lo citiamo spesso, Steiner ci invita uno spunto ad una grande riflessione, no? Ci invita a pensare molto bene questo.
Sembra che quello che lui tempo fa ci aveva anticipato nelle sue conferenze, racchiuse poi in tantissimi libri, siamo nel momento di massimo scontro tra luce e ombra. E credo proprio che sia questo. Non lo dice il sottoscritto, ma vi invito a guardare non solo il mondo esterno, ma anche il mondo che vi appartiene dentro. C'è questo equilibrio forte, importante e anche, come dire, indispensabile. Tra ciò che ci spinge verso il crepuscolo e ciò che ci spinge invece verso una nuova alba. L'equilibrio tra queste due zone, comunque di luce, come dire, nasce, affonda le sue radici all'interno di ogni singolo essere umano per poi proiettarsi nel mondo esterno. Quindi quello che vi chiedo, e non me lo chiedo io, chiedo scusa, ma mi faccio solo tramite, quello che ci chiedono è. Come dire, mi impegno anche io nel mio piccolo a partecipare a questa piccola grande rivoluzione, quello che ci viene chiesto è proprio di fare il proprio pezzettino. Nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni di tutti i giorni, nella relazione con se stessi, affrontare, guardarsi è molto difficile, soprattutto per noi che siamo, come dire, in balia delle emozioni, dei pensieri, ma rimanere ancorati allo spirito sarà la nostra unica salvezza. E lo spirito ricordiamoci che è assolutamente immortale. Quindi, se vogliamo traghettare l'umanità verso una nuova era, no? Si parla tanto di risveglio, di era dell'acquario, eccetera, eccetera, che ognuno di noi contribuisca a questa direzione, che ognuno di noi dia la propria remata a questa grande barca che chiamiamo appunto umanità, affinché questa nave che ci porta tutti appresso, insomma, ci possa condurre verso questi lidi. Io vi ringrazio ovviamente Anna Tamburini e Enrico Ballantini per questa meravigliosa opportunità che mi è stata data di essere qui ospite su Focus 3.0. Noi ci vedremo tutti i mesi, quindi vi do l'appuntamento già al 25 luglio, sempre alle 21.30, con questa rubrica nuova che nasce appunto con la diretta di oggi, Cose dell'altro mondo. Il mio grazie va a tutti voi per essere stati qui con me, grazie alle persone dell'oltre che si sono manifestate, ce ne sono tante altre, ma insomma pian pianino familiarizzeremo un po' assieme. Grazie per essere appunto stati con me e ci vediamo alla prossima. Quindi un abbraccio grande e buona vita a tutti. A prestissimo, ciao.